piccola meluccia e ci mancava poco che volasse giù per le scale. Interroghiamo. San Filippo, vieni alla lavagna. Coniugami il verbo parlare al presente, al passato remoto, al trapassato prossimo e al trapassato remoto. Che c'è? Non hai studiato? Mannile, Palermo, abbassate quella mano. So che voi due siete preparate. E tu, Fuoco, che cosa hai da ridere? Tutti fermi e tutti zitti, che se vi vede muscolo siete tutti fritti. Ah, ma bravi, bravissimi, ci vogliamo divertire e ci divertiremo. Adesso vado a chiamare il direttore. Cose degli altri. È un modo di procedere degno della polizia russa. Lo sapevo che eri stato tu, proprio tu, che una ne fai e ce non ne pensi. Tanto va la carta all'altro che ci lascia lo zambino. Riferiremo subito a tuo padre chiamandolo immediatamente. Ora quando sono le lo vedo, non ti finisce di rimorarti di una virgolata che mi viene fuori un'altra, ancora peggio, sciagurato, senza cervello e senza cuore. Stavolta ricombinata grossa, il collegio ti aspetta. Sai, me l'aspettavo, tanto è vero che la tua valigia con il corredo richiesto dal collegio per Paolo è pronta. Partiremo subito con il treno delle 9.45. Le nostre regole le faranno un uomo. Stasera starete a pane e acqua. Per fianco destro, marsh! State attenti, quando meno ve l'aspettate, tornerò a controllarvi. Accompagni questi birbanti in camerata. Salvo suo, signora direttrice. Stabilimento carcerario che chiamano collegio è retto dal signor Stanislao, secco secco, lungo lungo, con una zanzarone e due baffoni neri. Dai. Sua moglie, la signora Geltrude, bassa bassa, grassa grassa, con un naso rosso e parla senza calmarsi mai. Noi collegiali siamo 13, non li conosco ancora, ma non mi sembrano affatto antipatici, anzi credo che faremo presto amicizia, perché inoltre qui in collegio esiste un'associazione segreta che si chiama Tutti per Uno. Tornate subito a letto, boccoloni, selvaggi, sembrate uomini di età della pietra, ma che si scherza davvero, delinquenti, vi mando tutti a casa, sono la signora Geltrude, io non sono mica la vostra sbattera, sono la direttrice del collegio Pierpaolo. Stanislao, brutto imbecille, assicurati che nessuno esca e domani salterete il pranzo per punizione. Ma scusate ragazzi, che si mangia qui di solito? Minestre di riso. Accidenti, mi piace un sacco. Tanto, tra una settimana non sarebbe finita. Allora passo la minestra di riso e viva la pappa col pomodoro!
faccio buon appetito, facciamo colazione. Viva la papa papa, a po 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 pomodoro. Viva la papa papa, che un capo po 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 lavoro. Viva la papa papa papa, col po 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 pomodoro. E noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa, con il po 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 pomodoro. Viva la pappa pappa, che un capo po 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 lavoro. Viva la pappa pappa pappa, col po po pomodoro. Viva la pappa pappa pappa, col po 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 pomodoro. Sul salottino di Pierpaolo. E chi sarebbe Pierpaoli? Il fondatore del collegio. Accidenti ragazzi, che bel punto d'osservazione. Dobbiamo organizzarci. Potremmo fare un buco negli occhi del ritratto di Pierpaoli. Così possiamo spiare le mosse dei tiranni. E tu saresti direttore del collegio, tu sei perfetto cretino da rinchiudere in un manicomio, un imbecille, e se succedono certe cose è solo per colpa tua. Anche quei ragazzacci hanno capito che sei un citrullo e ne approfittano facendo baldoria. Insomma, adesso basta, ti ricordo che sono un ex colonnello e non permetto. Non permetti? Non ti arrischiare ad alzare la voce con me. Ti prego, Gertrude, non mi maltrattare, non dirmi più quella parola. Quale, cretino? No, peggio. Stupido? Peggio. Quale allora, imbecille? Sì. Tanto, anche se non te lo dico, rimani sempre un perfetto imbecille. Silenzio, imbecille, è lui, è la buon'anima dello zio Pierpaoli. Presto, dobbiamo invocarlo. Vai a chiamare il bidello e formiamo la catena. Oh zio, se ci sei, batti un colpo. Oh zio, dove ti trovi? In purgatorio! E come mai così buono, così virtuoso? E per quale peccato? Per uno solo, quello di aver lasciato l'istituto degli incompetenti! Hai sentito? Tu non ti intendi di dirigere questo collegio. Zio, abbi la coltezza di tagliarmi i suoi difetti. Aprite le porte in modo che io possa venire da voi. Spegnete i lumi e aspettate in ginocchio. Hai sentito? Vai a aprire la porta allo zio. Vai carino, vai, vai. Quando la tarde la vita è serena sulla sombra e la virtù lo scatta la spera sentire e già di confusione amore nella vieja moglie ma che nelle tarde della vita è serena. Quando la tarde la vita è serena sulla sombra è stata l'occasione di amore la vera moglie da che nelle tarde della notte si scusa di più una china di amore la notte fa fattura ma se in casa bella non ci voglia io scappi.
chiudo lo scappetto alla guerra per assenti. E da questa occasione di amore la vieca movienta, che nelle tarone della noce si scuce che tu. Quando la tarde la fine serena sulla sombra e la pietura lo scappetta alle scuole per assentire e c'è triste occasione di amore della prima rovina e la tarde della pace si scusa che tu. Quando la tarde la fine serena sulla sombra e la pietura lo scappetta alle scuole per assentire e c'è triste occasione di amore della vieta rovina. Quando la tarde la notte si rivela sulla sombra, la che tu lo scappa alle quente la senti. Che anche se le ritrovassero non le metterebbe più in testa. È finita nel gabinetto.